Bruno Morello, che cos'è un murales per te? È un murale, lo stesso, adesso io ho arrivato a vincere proprio grazie al murale che sono alla strada. E fa adesso 10 anni che io stavo studiando un'altra cosa, proprio psicologia, e quindi mi ho trovato nella città di Rosario, proprio ho studiato là, tantissimo murale nella strada, e quindi... è proprio l'inizio della mia passione per l'arte. Avevo veduto tantissimo murale, quindi per me fare murale anche la strada è proprio un'esposizione per tutti. E quindi per me i murali sono quello, un'arte per tutti. Come nascerà invece il soggetto del murales che realizzerai qui a Fossa? E quindi adesso oggi è il mio primo giorno qua a Fossa, e quindi nascerà della ricerca anche della parola della gente di qua di Fossa, del nostro incontro qua a Fossa. Quindi di questo incontro, di parlare insieme, ancora arriveremo un po' più certero a quella idea che alla fine è fare un racconto di quello che è andato via del presente di Fossa, quello che sta nella memoria, hacerlo divenire ancora presente, para che quello faccia il nascimento di un altro racconto per tutti. Anche. Bruno Morello è arrivato a Fossa, resterà qua in residenza per circa un mese, è arrivato dall'Argentina con un progetto di realizzazione di un murales e anche forse più di uno che raccontino la comunità. Quindi questa è stata una prima occasione per incontrare gli abitanti e le persone che comunque gravitano intorno al nostro progetto e che il cui coinvolgimento appunto cresce di tappa in tappa, diciamo. E i prossimi incontri si terranno a Barisciano sabato 4 per presentare il fotografo Luis De Soto, anche lui con un progetto di coinvolgimento delle persone per raccontare il territorio attraverso, diciamo, il loro sguardo e i loro luoghi del cuore. E domenica finalmente, grande attesa per l'arrivo di Luis Fantasia, che vorrà raccontare invece l'Italia attraverso lo sguardo di Shakespeare, quindi attraverso le opere ambientate in Italia, e coinvolgerà sia attori professionisti e sia persone appassionate e curiose di conoscere questo grande drammaturgo.